quindi la nostra americana Tonya Schoonhan. A big applause, put your hands together for Tonya. Va bene, un big applauso, un grosso applauso. Questo l'ho detto per tutti i relatives, i parenti che ci stanno ascoltando dal Canada, di Tonya. Tonya, il microfono è lì. Dobbiamo fare la traduzione simultanea. Welcome here, Tonya Schoonhan. Un cognome che è uno scioglilingua, perché tu sei metà italiana. Sì, mia madre è italiana, ma mio padre è ucraino. E suo padre siamo proprio spagnola, e suo papà è ucraino. Senti, tu sei finalista, a Fiuggi lo scorso anno sei stata finalista per quanto riguarda il Cantagiro internazionale, sì. Nel mondo, quindi. Hai un ricordo, mi parlavi prima, di Jimmy Fontana che ci ha lasciato lo scorso anno. Noi gli tributiamo comunque un applauso, perché Jimmy Fontana è una voce che è rimasta, perché vedete, il Cantagiro lascia tante emozioni, come è scritto qua sotto, è una storia, un'emozione, una grande opportunità, e questo palco ha dato nel mondo tante opportunità, Massimo Ranieri, Celentano e tanti altri, fino ad arrivare a Minghi e a tanti altri artisti. C'era anche Jimmy Fontana. What do you remember about Jimmy Fontana? Cosa ti ricordi di Jimmy Fontana? Sì, lo puoi dire anche in italiano se riesci, ma è brava. Io provo. Prova. La prossimo anno, lo scorso anno io canto alla finale. A Fiuggi? No. The regional finals. Ok, la finale regionale. A Mondragone, sì. E lui canto stasera. Ha cantato con te e tu, sì. Te lo ricordi? Sì, e lui è molto felice, è molto simpatico, è molto bravo. Bene, si è portato il nostro Jimmy Fontana anche in America, anche se lui c'era, sì. Stato con il mondo e con altre cose. Bene, Tonya, che cosa presenti stasera al nostro pubblico? Sì, stasera io canto due canzoni. La prima canzone è canadese, Alleluia. Alleluia, famosissima. Quindi ci raccogliamo anche un po' in preghiera con Alleluia. E poi? Sì, and Then He Kissed Me by the Shirelles. And He Kissed Me, bellissima, degli anni 50, from 50s, sì. Con amore. Benissimo, signori, a voi, Tonya Schoonhan, from Toronto. Hallelujah.
Ladies and gentlemen, Tonya Sturhan! Bravissima, well done, well done. And now you have to come back and to judge all the competitors. Quindi tornerai in giuria a giudicare tutti i partecipanti. Abbiamo l'ultimo, last one. Grazie Tonya, good job. Abbiamo l'ultimo concorrente, appartenente anche lui alla categoria interprete per questo Cantagiro 2014, signori, Alessandro Romano. Ecco Alessandro, col microfono, Alessandro. Allora, Alessandro ha 28 anni, viene da Livorno, che è la sede della nostra Granducato TV, peraltro, dove perversa sempre il De. Tu lo usi il De? No, lui non usa il De, l'unico livornese che non usa il De, a parte gli scherzi, è del segno zodiacale dello Scorpione e il suo cantante preferito è Neck. L'aggettivo che meglio lo definisce è orgoglioso. Due canzoni, io ho una che si chiama Sto con te e l'altra? No, Sto con te no. Ah, ecco, no, le canzoni allora le annunci subito tu? Microfono? Om. Quanti microfoni? Due. Allora, i titoli? Om. Legata a un granello di sabbia. La storica legata ad un granello di sabbia. Benissimo. Signori, a voi, Alessandro Romano. Tonight.
Il bello della diretta, ripartiamo da capo, sei pronto? Sì. Legata ad un granello, eh? Alessandro Romano, grazie Alessandro. Ed Alessandro era l'ultimo concorrente per questa serata ed io adesso chiamo Luciano Nelli. Eccomi qua. Allora, abbiamo preparato per voi una sorpresa speciale che verrà dopo, verrà sì. Più tardi, anche a, anzi voglio dirlo a tutti gli interpreti, tutti i ragazzi che hanno partecipato.
questa speciale Cantagiro a Montecatini Valdicese. State pronti, perché dopo dovete venire tutti sul palco a fare una cosa speciale che noi alla Pippo Baudo, perché noi abbiamo imparato da Pippo Baudo, dovete sicuramente prepararvi. Allora, io però adesso, cara Paola, prima di chiamare tutti i ragazzi, vorrei invece chiamare alcuni personaggi musicisti della mia orchestra. Sì. Vai, vieni qua. Mario Enrico, vieni alla batteria, intanto prende posto. Vi facciamo un applauso ai miei ragazzi, che tra l'altro oggi si sono prodigati in maniera straordinaria. Noi andiamo in giro in tutta Italia. Ieri l'altro eravamo a Alessandria, ieri eravamo in Garfagnana e domani non mi ricordo più, guardo il calendario. E devo dire che invece oggi si sono prodigati a montare tutta questa attrezzatura proprio per fare queste cose. Quindi sono dei ragazzi che, oltre che essere dei bravi musicisti, sono anche di una disponibilità eccezionale. Mario Enrico, l'applauso l'avete già fatto, arriva Fabio Longhi, eccolo qua, vai. Astiere, lui si chiama Mille Mani per una ragione precisa, perché lui suona tastiere, fisarmonica, basso e chitarra, e ogni tanto li mettiamo anche una scopa. Non si può dire che ogni tanto dà anche una pulitina al palco. Ecco, quando è necessario, vabbè. Qualcuno della chiesa ha capito l'antifona e ride alla grande, vabbè, ok. Poi c'è un altro sassofonista, bravissimo, sax, fisarmonica e clarino, Adron Papri, eccolo qua. E poi stasera non lo posso far salire sul palco perché è impegnato giù, però fatti vedere almeno, vieni qua. Tromba, quando gli capita, come tutti. Nel senso, no, già avete capito, suona la tromba. E ovviamente canta e suona le tastiere ed è Canzionelli. Grazie Canzio, bravissimo. Poi abbiamo un altro di musicisti che però stasera non può salire perché è giù in giuria ed è percussioni e sax, e si chiama Maurizio Centorbi. L'applauso è più grande perché stasera c'è la moglie, la sorella e il babbo. Se non fate l'applauso loro non lo fate guai, più. Guai. Vabbè. Ok, a questo punto però, a questo punto facciamo una cosa. Prima di partire con questa canzone inviterei la giuria, ma solo la giuria, tutti gli altri che state qua, a ritirarvi, perché andate ovviamente a fare il vostro voto, a scrutinare. Poi mi raccomando, voglio tutti gli interpreti, voglio anche la giuria, voglio il sindaco, tutti alla grande sul palco. Ma intanto facciamo una bella cosa. Io, siccome ho sentito cantare i ragazzi, ho sentito cantare anche voi, e adesso voglio fare una prova. Dai, proviamo. Pensa di un sogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Ci vuole l'applauso, ma me lo dovete fare addosso questa cosa. Tutti in finale, Luciano, loro tutti in finale. Voi siete tutti in finale, anzi facciamo una cosa, ditemi dove andate a cantare domani sera che vi vengo a ascoltare, guarda, ci fosse anche da pagare un biglietto di 30 euro. E adesso però tutti insieme, fuori! Mentre il mondo pian piano svaniva,
soltanto per me. Tutti, hey! Questa va rifatta, eh. Riproviamo ragazzi, tutti insieme. Ciao, ciao. Allora devo dirvi una cosa, quando l'ho fatta in Scandinavia, pensate, durante le lunghe tournée che abbiamo fatto in giro per tutto il mondo, qualche volta è venuto meglio. E allora prima di andare avanti voglio provare a farlo fare solo alle signore. Va bene, i maschietti silenzio, eh. Va bene? Non mi fate fare brutta figura, eh? Allora, prima le signore. Ciao, ciao. Oh, sembra di essere in processione qua, bellissimo. È una cosa bella. E adesso sono i maschietti, con la voce che viene fuori da... Insomma, da dove deve venire fuori, vedi? Vabbè. Ciao, ciao. Secondo me stasera chi ha vinto? Hanno vinto gli uomini purtroppo. Mi sa che stasera hanno vinto gli uomini. Di poco, ma hanno vinto gli uomini. E adesso tutti insieme, anche per gli altri. Ciao, ciao. Alla grande. Un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò.